avere paura del buio, il libro illustrato di Filastrocche della pedagogista Mariangela Giusti e dell'illustratrice Alessia Roselli sbarca in Versilia grazie alla presentazione che si è tenuta il 19 agosto all'Hotel Esplanade in Piazza Puccini a Viareggio. In un'atmosfera intima e amichevole, in un ambiente bello e curato tra la pineta e la passeggiata di Viareggio, l'autrice dei testi ha spiegato come è nato questo libro, uscito a maggio 2024. A seguito della rilettura di alcune filastrocche che Mariangela Giusti stessa aveva scritto qualche anno fa, un incontro fortuito e partecipato con l'illustratrice Roselli e grazie anche alla forte volontà dell'editore Junior Bambini di Bergamo di investire nei temi delle filastrocche. Filastrocche che, utilizzando gli strumenti tipici di questa forma letteraria, ossia l'iperbole, la rima, le immagini colorite, parlano di temi vicini a ciascuno di noi: la famiglia, la casa, i litigi, la scuola, la crescita, ma anche di argomenti più ampi come il rispetto per l'ambiente, l'inclusione delle persone fragili o migranti, l'accoglienza delle diversità. Tra le particolarità del libro, oltre alla dimensione e al formato che sono significativi e rilevanti, anche la possibilità di ascoltare le letture delle filastrocche direttamente sul telefono tramite un QR code per ciascun testo. Inoltre, non avere paura del buio è uno strumento educativo a tutto tondo, data la presenza di una sezione di schede didattiche rivolte a genitori, insegnanti ed educatori, scritte dalla pedagogista di lunga esperienza Mariangela Giusti. Un nuovo momento di festa per questo libro, dunque, già presentato in più occasioni e luoghi, da Padova a Terricciola, nel Pisano, e che sarà nuovamente illustrato in Versiliana, Marina di Pietrasanta, il 29 agosto, ad Anghiari nel corso del Festival dell'Autobiografia il 28 settembre, a Empoli l'11 ottobre a Palazzo Leggenda e il 9 novembre alla libreria Nessun Dove nell'ambito della settimana Io Leggo Perché. Un ulteriore appuntamento è anche previsto nell'ambito di Book City a Milano il 17 novembre.